Ora apriamo una finestra sul sociale e parliamo di un gruppo di persone, un'associazione che realizza i sogni dei ragazzi con difficoltà. Il sodalizio si chiama Cremona nel Sociale e ogni anno regala gioia a diversi giovani, aiutandoli a raggiungere ad esempio posti che non hanno mai visto e che quindi desiderano vedere. Per parlare di una di queste imprese sono nostri ospiti in studio oggi Massimo Mussi, presidente dell'associazione Cremona nel Sociale. Benvenuto. Grazie, ciao. E Francesco Rossini, protagonista di una di queste imprese. Benvenuti. Grazie, ciao. Dunque, spieghiamo di che cosa si occupa questa associazione, poi sentiremo dalle parole di Francesco che esperienza ha vissuto. Allora, la nostra associazione, come ben sapete per chi ci ha seguito gli anni passati, si occupa del sociale, cioè inserendosi, diciamo, nel sociale del Cremona in questo caso, abbiamo reso possibile determinate avventure che abbiamo portato a termine con dei ragazzi che hanno espresso il desiderio, ad esempio, o di rivedere il mare, oppure di andare giù, come abbiamo fatto quest'anno, in canoa fino a Venezia, oppure raggiungere la Via Francigena fino a Sarzana, come abbiamo fatto come secondo progetto di quest'anno con Francesco. Ecco, la nostra associazione si occupa appunto di questo, di far vivere il più possibile delle situazioni positive a questi ragazzi che magari alcune volte loro non potrebbero, o per mancanza di tempo o per altri motivi. E noi cerchiamo di assecondare, di mettere giù dei progetti studiandoli, diciamo, anno per anno, e alcune volte non sono semplici da mettere sulla carta, anche perché le incognite sono molte e tante volte ci sono anche delle problematiche da dover risolvere. Infatti quest'anno nel secondo progetto, quello in bicicletta, doveva venire con noi anche un altro ragazzo. Avrei dovuto usare un tandem in questo caso, perché il ragazzo in questione è un ipovedente, però in ultimo ho dato forfait perché non stava bene, e di conseguenza abbiamo rimandato all'anno prossimo. E in questo caso, appunto, nel caso avessi dovuto usare un tandem, le problematiche diventavano maggiori, perché è un conto andare in bicicletta senza grossi problemi, magari con un grosso bagaglio come avevamo io e Francesco, e un conto invece andare in due con un tandem più il bagaglio, per cui la cosa diventa abbastanza impegnativa e difficile. Certo, sì. Certo. E soprattutto per le pendenze che andavamo ad affrontare, non so se ce l'avremmo fatta. Adesso a progetto avvenuto non so se ce l'avremmo fatta, perché erano veramente curve, salite e discese molto impegnative. Francesco invece è stato molto bravo, è partito, ci ha confessato, anche un po' allenato, quindi davvero in forma. Ci racconti della tua esperienza, quale preferisci, quella di Venezia o quella, tutte e due? Allora, quella di Venezia di sicuro per me è stata un'esperienza bella precisa, perché non è da tutti fare una cosa, pensarci, fare un progetto. Bisogna essere sempre sulla strada, concentrarsi, vero? Pensando alle nuove cose, e bisogna tutt'altro, metterci anche un pochino di felicità, ma anche tanta fatica. Certo. Perché non è facile lasciare una famiglia in cui sei molto attaccato e partire per un viaggio dove... Da solo, da in solo, questo caso con Massimo. Massimo. Cioè, io mi trovo bene con lui. Queste esperienze sono state molto belle, perché io le rifarò. Bravo. E ci metterò il cuore e l'anima. Bravissimo. E quella in bicicletta invece? Quella in bicicletta... Ci sono stati dei problemi, vero? Ci sono stati anche lì grossi problemi. Mm. Si è rotto qualcosa a un certo punto? Si è rotta la mia ruota posteriore della bici. E praticamente lì mi sono detto, cavoli, cambiamo sto copertone, facciamo finta che diventi nuovo. Mm. E io mi sono imposto sempre quelle domande lì, ma andremo da un biciclettaio prima o poi? E
Però ci sono volute quante ore prima di arrivarci? Prima di arrivarci abbiamo dovuto fermarci, fare la sosta per mangiare, per bere e cambiare la camera d'aria. La camera d'aria. Dopo un po' che vado, pum, parte un'altra camera d'aria. Ancora. E allora, ripetere, andare dal gommista, cambiare la ruota posteriore e regolare il freno di destra, quello della mia mano destra, e pensare che non risuccedi più una roba così, perché se io devo partire la mattina con due gomme sgonfie, ho detto, un altro anno che si ripete, la porto prima dal gommista. Giusto, esatto. E invece ce l'avete fatta, avete fatto dei pezzi anche a piedi, l'avete fatta, e quando sei arrivato cosa hai pensato? Quando siamo arrivati cosa ho pensato? Finalmente. Finalmente siamo arrivati al traguardo, dopo tutte le felicità che avevamo vissuto prima allora di questa vacanza. Certo. Abbiamo vissuto una vacanza familiare, bellissima. Bella questa definizione. Sì. Purtroppo il tempo sta scivolando via e ce ne vorrebbe molto di più per parlare anche delle prossime iniziative, ma sappiamo che c'è già qualcosa in cantiere, vero? Ma certo. Sì, ci sarà qualcosa d'altro. Mi piace sentirmi coinvolta. Non protagonista, ma essere una persona che ce la fa, coinvolta, basta. Bravo. E sicuramente noi torneremo dunque ad ascoltare e a seguire le vostre imprese, le definiamo così. Noi oggi vi ringraziamo, grazie a Massimo Mussi, presidente di Cremona Nel Sociale, e grazie a Francesco Rossini per essere stati con noi. Grazie a voi. Grazie a voi. Speriamo di farcela.